siete il mio nuovo libro, Non c'è due senza me, di tutte le librerie d'Italia. Correte a prenderlo e lo trovate anche su Amazon. Vi lascio il link in descrizione nel primo commento. Mentre sempre in tutte le edicole d'Italia è uscito il mio album con le figurine, con un gioco di carte e un sacco di sticker. Cos'è stato quel rumore? Timmy, stai bene? Sei in camera tua? Cos'è stato questo rumore all'improvviso? Ho sentito un tonfo, Timmy, che ci fai lì seduto nell'angolo della stanza? E perché tutto sotto sopra? Che è successo? Che è successo? Ti sei fatto male? Sei caduto dal letto? Devo metterci qualcosa per non farti cadere? C'era un fantasma! Ma che fantasma? Magari hai fatto un sogno brutto e ti sei spaventato. No, giuro che non era un sogno. Ho sentito un tonfo, mi sono svegliato. Ma scusami, non voglio prenderti in giro, figliolo mio, però la stanza è tutta così. Allora, sicuramente è stato un sogno. Ho capito il rumore, ma sarei caduto tu, spaventato. E poi i fantasmi non esistono. Ho visto gli oggetti volare. Mamma mia. Timmy, dacci una calmata. Sicuramente sei tu preoccupato per qualcosa che è successo. Guarda, ti consolo io. Mettiti a letto e controllerò ovunque. Non era un sogno. Va bene, cercherò di rassicurarti. Va bene, su, vai a lettino. Cosa vuoi che controllo? Controllo tutto? Accendiamo la luce? Aspetta. Oh, guarda qui. Tutto, devi mettere tutto. Laser, telecamere, bombe. Oh, mamma. Va bene, farò tutto per farti sentire al sicuro. Ok, tipo, chiudiamo qui la porta, così non entra nessun ladro dal tetto. Cosa stai facendo? Vabbè. Mettiamo i laser. Non so quale bambino dormirebbe con dei laser, però se ti fa sentire meglio, dormiamo con dei laser. 1 e 2. Ok, li mettiamo pure a questa porta, così non si apre. Oh, posto, ti senti un po' meglio? Tutte le porte. Ma anche io così quando entro. Oddio, e se i laser non funzionano? Senti, se ci passa qualcosa funzionerà, perché è un fantasma. Non c'è nessun fantasma, Timmy. Basta, dormi con la luce accesa e con i laser, va bene? Così non succede niente di brutto. Buonanotte. Buonanotte, speriamo di vederci domani. Mamma mia, che bambino esagerato. Capisco che è piccolo e tutti abbiamo avuto paura dei fantasmi almeno una volta, però è esagerato. Succede che magari si sente qualche volta un suono strano. Vabbè, comunque, buonanotte. Ah! Oh mio Dio, che succede? Che succede? Mamma, di nuovo, è successo di nuovo. Che è successo adesso? Timmy, ti giuro che se vado lì e non trovo niente, mi arrabbio seriamente. Cosa è successo? Mi sembra tutto a posto, poi la nostra casa mica è infestata. Ma cosa stai dicendo? Oh, aspetta, perché i laser che ho messo sono tutti storti esattamente? Io te l'ho detto, i fantasmi! Mi vogliono prendere, non so perché. Magari discendo da una famiglia di cacciafantasmi e vogliono porre fine alla mia esistenza. Non dire cose del genere. No! Facciamo una cosa. Domani scopriremo cosa succede a questa casa. Però adesso vieni a dormire con me, ok? Io dormo con te, sì. Ok, ottimo. Se un fantasma viene da noi, io gli faccio delle mosse di karate da orso polare e lo butto giù a terra con un sol soffio, giuro. Ok, va bene? Dormiremo così. Cioè, tu dormirai sopra la mia testa, Timmy, è un pochettino scomodo. No, è per la mia salute. Ok, va bene, non posso dormire con te sulle spalle, quindi per favore, qua, sdraiati e adesso si dorme. Puoi anche non starmi così attaccato, Cioè, dormiamo normale. Va bene, buonanotte. Buongiorno, Timmy, vedi? È stata una fantastica giornata e non ci sono stati nessun fantasma. Dove siete? Con chi stai parlando? Scendi poi dal balcone. Io non ho paura. Scendi dal balcone. Facciamo una cosa, ti vado a lasciare un pochettino nel parco, così ti rilassi un poco, perché mi sembri un po' troppo agitato. Cosa? Sì, ti diverti un pochettino con nessuno che ti disturba. E se mi prendono da solo? Non credo che i fantasmi ti vengano a prendere mentre giochi con la sabbia. Non so che fantasmi conosci, ma di solito sono persone che attaccano la notte, non il giorno al parco. Ok, stai qui. Gioca un po' con l'altalena. Ottimo, a dopo. Ragazzi, di certo non credo ai fantasmi, soprattutto su Brookhaven. Però, certo che quei laser che io stessa ho messo lì, tutti storti, mi hanno messo un po' paura. Lo ammetto, anch'io sono una persona che se la fa un po' addosso. Magari posso chiedere al mio vicino, visto che è una casa sotto, se ha sentito qualche rumore strano ieri sera. Beh, visto che è qui, è un negozio di biciclette. Vabbè, comunque. Salve, c'è qualcuno? Sono
la vicina di sopra. Vorrei parlare un attimino con qualcuno. Qualcuno che mi viene ad aprire? Oh, ok, arrivo. Con permesso, sono Robby, la vicina di sopra. Quella che ha il bambino che fa un sacco di rumore ed è una peste. Salve, vuole vedere le biciclette per bambini? No, nessuna bicicletta oggi, grazie. Volevo chiederle una domanda. Ieri sera ha sentito qualche rumore strano? Magari qualche ladro che ha provato ad entrare? No, noi abbiamo il sistema di sicurezza, sa, per non farci rubare nulla. Non ho visto nessun problema, anzi non ce n'è stato nessuno. Vede, mi rassicura sentirlo, sa, mio figlio è molto piccolo. E ieri sera ha sentito dei rumori e si è convinto che c'è un fantasma a casa nostra. Ma quanto mai, insomma, so che è piccolo, però volevo rassicurarlo in qualche modo, Ah, lei ha detto casa di sopra? Mi scusi, perché ha cambiato faccia? Perché adesso è diventata improvvisamente preoccupata? Sì, comunque. Ecco, pensavo che lei lo sapesse quando si è trasferita. Aspetta, lo sapessi cosa? Venga, venga con me, si sieda. Venga. Cosa? Oh, oddio, perché aspetto la luce? Signorina, non mi piace, io sono una persona che è coraggiosa, però non vuol dire che essere coraggiosi vuol dire non avere paura. Se sediamo qui, con questa luce così tetra. Allora, vede, nella casa di sopra succedono cose inspiegabili da anni. Io stessa volevo comprare quella casa. E guarda come sono ora. Cosa? Sta male per colpa di quella casa? Perché? Mi avevano avvisato. Mi dissero che lì ci abitava una coppia. E andava tutto bene finché lei non si è ammalata in quella casa. E così il suo ragazzo l'ha lasciata per andare con un'altra. E allora si dice che così il suo spirito si è intrappolato in quella casa e cerchi di vendicarsi con tutte le persone che ci abitano da allora. Ma è un'assurdità! Ma quando mai? Non è vero? Dove l'hai vista questa cosa? In qualche TikTok inquietante di Brookhaven? Non può essere, succede solo in questo server o in tutti i server di Brookhaven? Ma questo io non lo so. Comunque abbiamo finito. Ma come abbiamo finito? Mi fai spaventare così tanto e poi... Torna pure quando ti serve una bicicletta. Mi sta cacciando. Oh mio Dio. Signora, la prego, ma io ho un sacco di altre domande che dovrei farle. Ma va bene, ok. No, non posso credere certo che mio figlio abbia ragione e che ci sia un fantasma a casa mia. Quando va... Dimmi. Volevo andarlo a prendere. Cosa stai facendo? Dimmi, perché sei in mezzo a delle barriere? Sono al sicuro qui. No, non sei al sicuro. Dai, tranquillo. Andiamo a casa. Ma a casa ci sono? Non c'è nessuno a casa. Non credere alle storie che vi senti in giro. Non c'è nessuno. Finché non vediamo niente con i nostri occhi, casa nostra è perfettamente tranquilla. Storie? No, nulla. Nessuna storia, di certo non crederai. Ma io non ho sentito storie. E nemmeno io non ho sentito storie. Casa nostra è normalissima. È una normalissima casa di Brookhaven. Tu stai qui. Anzi, sai cosa? Adesso chiamiamo Franci, ok? Così ci fa un po' compagnia. Mamma, non è che hai sentito qualcosa che non vuoi dirmi? Ma quando mai? Io non ho sentito assolutamente niente. Adesso aspetta, fammi togliere questi props da casa tua e da camera tua e ti rilassi, ok? Accendiamo la luce. Ti metto anche il computer gaming se vuoi, ok? Togliamo tutte queste barriere. Camera tua è normalissima. Casa nostra è normalissima, ok? Che succede? Ah, è arrivato tuo padre. Franci, entra! Entra, non perdere tempo! Su, veloce! Bene, Franci stasera è tornato, così ci fa compagnia a tutte e due. Ciao! Papà, casa nostra è infestata. No, non è vero, non è infestata. Cosa? No! Franci, stai ferma. Non è vero, non ci credo. Oh mio Dio, Vedi cosa hai fatto a tuo padre? Basta, sei in polizia, rimattene in camera. L'hai fatto spaventare inutilmente per una bugia. Sta venendo posseduto, aiuto! Lo sta venendo posseduto e sono svenuto perché ha paura ed è un cacasotto. Lasciatelo stare! Timmy, vattene via da qui. Vai in camera, subito! Oh, Franci, riprenditi. Smetti di stare a terra e fare la breakdance. Ma quindi non ci sono i fantasmi, vero? Lo scopriremo stanotte. Ok, ragazzi, è arrivata la sera. Abbiamo aspettato tutto il giorno. Timmy è andato a dormire. E non che io ci creda, ok? Non fatemi passare per quella che crede a queste cose. Sapete che io ci investigo. Voglio capire se succede veramente qualcosa la notte in questa casa. E quindi ho attrezzato una da caccia fantasmi. Ok, ho detto che non ci credo. Però, Ghost Hunter, mettiamoci qualcosa addosso che può aiutarci con la nostra ricerca. Occhialini infrarosso, non lo so, zaini per cercare cose. Cerchiamo anche nei vestiti, ovvio, dobbiamo essere attrezzati. Che cos'è questa maglietta? Professional Ghost Hunter, perfetta. Così sembro proprio una persona professionale. Cerchiamo anche nei pantaloni se troviamo qualcosa. Così ci mimetizziamo un pochettino nelle ombre. E poi Brookhaven ci dà dei attrezzi
attrezzi per cercare i fantasmi qua su Brookhaven, che sono questa radio e in teoria il detecta zombie. Beh, zombie, cosa sto dicendo? Detecta fantasmi, che è questo qui. Ottimo, abbiamo tutto. Bene, se succederà qualcosa lo vedremo stanotte. Franci, sei pronto? Ah, ma tu sei proprio come quelli dei film. Certo, ho aspettato questo momento da anni. Questa è veramente esagerata come affermazione. Comunque, vieni. Allora, cominciamo a vedere se un attimino nella nostra casa il suono aumenta da qualche punto. Ok, chiudiamo la finestra qua, non mi piace che sia aperta, sinceramente. Ok. Sento odore. Che odore senti? Di lasagne, le hai fatte tu? Ma... Guarda, sei proprio inutile in questo momento. Proviamo a controllare nella camera di nostro figlio. Ma fai silenzio, perché non voglio spaventarlo facendogli credere che ci sono i fantasmi. Ecco, si è nascosto sotto le coperte. Non vedi questo rigonfiamento? È lì sotto. Ok, controlliamolo vicino dei giocattoli. Shh, vediamo se sentiamo dei passi o qualcos'altro. Non sento proprio niente, Franci. Vedi? Avevo ragione, non c'è niente a casa nostra. Niente. C'è qualcuno in questa casa? Ci parli adesso, per favore. Adesso. Uno, due, tre, prova. Uno. Oh, stai camminando tu? Franci, stai camminando tu? No, tu sei fermo. Ho sentito dei passi, è entrato un ladro. Da dove li ho sentiti? Oddio, vengono da là. Veloce, veloce, veloce. Perché sento dei passi? C'è qualcuno qui dentro? Franci, stai fermo un attimo, sento un sacco di passi. Ma magari è quella di sotto. Franci, dove sei? Dove sei finito? Franci? Dove sei? Franci? Non ti capisco, dove sei? Eccoti, vieni qua. Che fai? Vieni qua. Hai sentito dei passi? Li hai sentiti? Fermo un attimo. Cioè, ti rendi conto che... Beh, sarà quella di sotto. Sì, i fantasmi. No, sarà quella di sotto. Senti, ho idea. Mettiamoci a letto, ok? Non che io ci creda che questi passi sono effettivamente di qualche fantasma, ma mettiamoci qui, sdraiamoci e diamo un'occhiata con le telecamere, ok? Ok, fuori non c'è nessuno. Tu sdraiati! Fantasmi! Anche tu che ti metti accanto a me. Il bagno è tutto ok. Altro bagno. Il balcone non c'è nessuno. Qua abbiamo la piscina. Cucina. Oh, cos'era? Oh mio Dio. Ragazzi, Franci. Oddio, cos'è successo? Perché siamo tutti fuori casa? Oddio, che è successo? Perché siamo usciti? Chi ha tolto casa nostra? Non ci posso credere. Ragazzi, ve lo giuro. Cos'è successo? Perché siamo tutti fuori e la casa mi si è tolta? No, questa cosa è inspiegabile. Mamma, ci hanno sfrattato? Giuro che non ho idea di cosa è successo. Non l'ho tolta. C'era il menu chiaro che non si è visto. Non ho toccato nulla. Oh mamma. Franci, non ci posso credere. Ragazzi, l'avete visto tutti. Anche chi sta guardando questo video. Perché cavolo si è tolta la casa? Oh no, i fantasmi. Ma che fantasmi? Oh mio Dio, ho visto una figura sulla finestra. E poi si è cancellato da sola la casa. Ma per quale motivo? Basta. Vendiamo la casa. No, non vendiamo niente. E dove andiamo a dormire, scusa? Andiamo a vivere su Barry. No, non esiste, non andiamo a vivere su Barry. Magari è stato qualche bug, no? Così sto collusi. No, ragazzi, dobbiamo ricontrollare quello che è successo, perché è stato assurdo. Venite un attimino al computer. Vi giuro che non c'è niente di editato in quello che è successo in questo momento. Franci, vieni subito qui. Dobbiamo controllare questa clip su un programma di editing o da qualche parte. Ok, ragazzi, ora vi faccio vedere. Prendo proprio la clip, ho messo in pausa il video per farvi vedere, cioè senza modificare niente, cosa è successo nella clip di prima. Ok, questa è la cartella dove ci sono tutti i video che registro. Questo è quello che ho appena messo praticamente in pausa. Anzi, mettiamo ordina per l'ultimo che ho fatto. Ok, che è questo qui. Ok, lo mettiamo qua proprio senza che è stato editato, proprio l'ho appena messo in pausa. E riandiamo a ricontrollare quella scena, che è stata esattamente questo secondo qua. Guardate, voce. Oddio, vedete? A chi ero nella stanza da letto e chi mi ha buttato fuori. Guardate, esattamente questo punto qua. Vedete che io ho tolto la telecamera e sono qua nella mia stanza. Boom, fuori, così, buttata fuori in modo inspiegabile. È assurdo. Che io lo sono andato pure a ricontrollare ed effettivamente non capisco come si sia tolta la casa. Mamma, tu non hai capito? Io la brucio. No, non bruci assolutamente niente. Dobbiamo un attimino capire cosa succede in camera tua. Quindi io e tuo padre stanotte dormiremo con te, giusto? Perché siamo molto coraggiosi. Cosa? Sì, avete sentito bene. Staremo nella stanza con Timmy per vedere cosa succede. Ma siamo sicuri che bruciare la casa non sia un'opzione? Allora, potrebbe essere un bug, ok? Poteva essere un bug. Sapete che questo gioco è buggato come non so cosa. Succede qualunque cosa per un bug. Si riesce pure a volare per i bug. Quindi la casa si sarà tolta per un bug e non c'è nessun fantasma. E quella figura che ho visto sarà sicuramente stato un bug. Magari tipo c'è un bug strano che il creatore di Brookhaven ancora non ha fatto. Io dormo sopra! Ok, dormi dove vuoi. Chiudiamo qui e spegniamo la luce. Ok, ottimo. E scusate, io dove dormo? Vi devo aggiungere un letto praticamente. Va bene, mettiamoci un letto in più. Allora, guardiamo un attimino. E andiamo un attimino a mettere il letto qua.
Boom, mi addormento qui, lo voglio celeste però, ok, perfetto. Buonanotte ragazzi, vediamo cosa succede adesso, giusto? Non dovrebbe succedere assolutamente nulla. Franci, mettiti a dormire pure tu e anche tu Timmy, basta, non voglio sentire più questa storia. E se vedrò un fantasma lo dovrò vedere con i miei occhi di fronte a me. Ok, beh, sono qui, ragazzi, mettiamo la telecamera qui all'angolo e vediamo se succede qualcosa mentre io sto dormendo. Franci è là sopra, Timmy è là sotto e io sono per... Oddio, cos'è, la vicina di casa? C'è qualche problema? No, va bene, ok. No, c'è qualcuno che ci sta facendo uno scherzo. Signora? Signora, è lei? Beh, può uscire benissimo da qui. Ah, no, non posso entrare da questa finestra. Signora, è lei? Non c'è nessuno in casa. Scusatemi, eh. Se io mi metto tipo qua all'angolo per vedere chi suona. Qui, ok, mettiamoci qua. Vediamo chi viene a suonare. Salve, sento dei passi. Guarda, vediamo. C'è qualcuno che sta salendo le scale? No, c'è qualcuno che mi sta prendendo in giro. Adesso non si stanno suonando più le scale. Ok, me ne vado a tornare a dormire. Spengo la luce anche. Oh mamma. Oh. Oddio, ora mi sto immaginando io le cose. Vedo robe che si muovono. È la suggestione, è la suggestione. Buonanotte. Ti arrivo a dormire. What? Raga, Franci, Timmy, perché avete messo questo props a terra? Del vomito? Ma, scusate, state dormendo? Non potete dormire. Cosa state facendo? L'avete messo voi? Vabbè, ok, ok. Franci. Oh, sei sveglio. Scusami, perché hai messo un props a terra? Lasagne. Eri FK. Non l'hai messo tu? Prop? Questo qua. Ma che prop? No. Sì, va bene, ok, come no. Tornatene a dormire allora. I fantasmi, i fantasmi. Sì, i fantasmi. Vediamo se il fantasma adesso, non lo so, si vuole fare vedere. O è qualcuno che sta facendo un bellissimo scherzo fatto bene. Salve, c'è qualcuno? Guarda quanti senti passi. Secondo me è la signora di sotto. Vuole farcela andare così. Così le lasciamo la casa. Certo, non c'è alternativa. È per questo. Non sta succedendo più nulla. Niente. Beh, andiamo a dormire. Va bene. Ok, stacchiamo la telecamera. Ragazzi, aspettiamo che si fa giorno per domani mattina e poi vediamo cosa fare. Buonanotte a tutti. Vediamo. Sentito... Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. No, vabbè. Dov'è questa persona? Chi è che suona? Li senti i passi che qualcuno scappa? Li sento. Ok, fatemi un attimo nascondere qua dietro. Io adesso aspetto che qua questa persona sa. Lo metto qui. Vediamo. Vediamo chi sale. Oddio, oddio. Perché il campanello suona da solo? Non ci credo, non ci credo. Oh mio Dio. Ragazzi, ragazzi, mi sa che avete ragione. Franci, sei stato tu. Cosa? Io stavo prendendo uno snack. Non hai sentito la porta che ha suonato? Eh? Non hai sentito niente. Vabbè, mangiati questo stupido snack. Oh. Ah, ora si bussa? Ora si bussa? Eh? Ho visto una figura lì sotto. Ti ho visto. Ma che cos'è questa cosa? Oddio, oddio. Perché continuo a sentire rumori? Franci, ce ne dobbiamo andare da questa casa. Non dirlo a Timmy perché sennò sclera. Però dobbiamo... Oddio, vieni che è pieno di suoni ovunque. Sì, fuoco. No, fuoco, fuoco niente. Non possiamo permetterci un'altra casa. Me ne vado. Dove vai a quest'ora della notte? Tu non vai da nessuna parte. Timmy, stati fermo. Fermo subito. Non scappare. Guarda, qualcuno ha messo una scala. Qualcuno ci sta trollando. I fantasmi non uti. Signora? Signora, come mai lei è sveglia a quest'ora della notte? Vuole una bici? Lei non mi piace. Basta, dove stai andando? Timmy? Dov'è questo bambino? Posa quel fucile subito. Posalo. Me lo ha dato Lucy. Non vuol dire che è giusto se tu lo tenga. Secondo te funzionerà? No, adesso basta. Oddio, sai che cosa? Per stanotte andiamo a dormire al motel. Ma domani, non lo so, faremo qualcosa per far smettere questa persona che ci sta facendo degli scherzi. Non crederai davvero che è un fantasma. Se ci seguono. Sì, ci seguiranno, ok? Ah, eppure è scomparsa la scala. Certo, non capisci che qualcuno ci sta prendendo in giro? Cos'è, il fantasma di Brooklyn che non riesce a volare e utilizza le scale? Non credo. Su, andiamo a dormire per stasera qui. Franci, metti la stanza del motel. Vedrai che domani si risolverà tutto. Per adesso stiamo qui e ci stiamo tranquilli, ok? Chiudiamo anche la tenda. Così, guarda, in questo caso... No, non posso chiuderla, Franci, mi sa che la devi chiudere tu. Chiudi un attimino sta tenda, per favore. Così non ci guarda più nessuno. Forse... Ok, spegniamo la luce. Buonanotte, Timmy. Domani scopriremo la verità. Oh, finalmente siete arrivati. Abbiamo dovuto dormire in un motel stanotte, ok? In un motel? Sì, in un motel. Ah, ma avete attrezzata. Un problema di infestazione, di scarafaggi. No, no, di fantasmi o di qualcuno che si sta fingendo un fantasma. Volevo comunque rassicurare un pochettino Timmy, quindi ho detto porta Lucy, no? Ok, è una situazione preoccupante. Lucy, è stato un piacere conoscerti. Esagerato che sei. Al massimo gli spariamo. Ragazzi, secondo me non avete capito niente. I fantasmi non esistono. Non esistono i fantasmi. Sarà qualcos'altro, non lo so. Magari ti si è rotto l'impianto elettrico della casa.
bambini allora, non facevano scherzo. Penso sia più la seconda, perché se no non me lo spiego. Abbiamo visto una figura 2D, 2D piatta. No, sono loro. Io sapevo. Chi? Chi? Chi sono? Lo sapevo. Non dovevo mangiare quella banana sull'isola infestata. Vabbè, lasciamo stare, lui delira. A volte dice delle frasi per riempire il vuoto. Ok, comunque, vieni un attimo, salite. Andiamo a vedere questa casa. Noi l'abbiamo lasciata completamente vuota. Ok, qua c'è la tizia, non me la conta giusta qua dentro, eh. Vabbè, comunque, c'è la casa completamente vuota perché... Fantasma! È stato un casino. Guarda, però abbiamo trovato questo props, che non è mio, perché se tolgo tutti i props, vedi, se poi vado a togliere il vomito, niente, posso mettere altri props, ma non posso toglierlo. E non ho la questione dei props che si possono impilare uno sopra l'altro. Vabbè, che sarà, anch'io posso mettere dei props in casa tua e farti uno scherzo, dai. Sì, lo so, però è inquietante, capito? Me la sto facendo addosso anch'io. Anche se non fosse un fantasma, ma qualcos'altro che mi sta facendo paura, ok? Non ci fa stare tranquilli. Hai provato, che ne so, a cambiare casa? Non lo so, metterla da un'altra casa. Parte. Jenny, ma dove la vado a prendere un'altra casa? Verranno a prenderci! Non lo so, conosci se questa casa ha qualche passaggio segreto? Aspetta, un passaggio segreto ce l'ha. Questo qua. Oh, Jenny, c'è un cartello. C'è un cartello. Leggilo tu. Un cartello. Leggilo tu. Andate via. Andate via. Non riesco bene a leggerlo. Sì, c'è scritto andate via. Lo vedo anch'io adesso. Ma perché? E poi sei stata tranquilla tutti gli altri giorni che eri in questa casa. Perché proprio oggi? Oh, è casa mia. Vattene tu. Con chi stai parlando? In festa la vicina. Effettivamente. Ok, sì, è molto preoccupante. Però tu, Jenny, stasera ci aiuterai, no? Ti darò tutte le attrezzature e vedremo se sei un fantasma, okay, o qualcuno che effettivamente vuole farci uno scherzo. Io sono una persona di scienza, lo sai che non faccio queste cose. Lo so, ma ho bisogno di te, non lo so. Tanto lo so che avete una stanza extra in casa. Sì, beh, male che vada. Ti ospitiamo. Quindi, Lucy, tu pensi che sia un fantasma? Certo, ovvio. E stasera ti ammazzerà. Buona fortuna. Ma cosa vi dite voi due? Poi stasera voi state tutti qua. Nessuno ammazzerà nessuno, ragazzi. Faremo un bel party e un bel pigiama party, ecco. È vero, vai. Facciamo una cosa. Accendiamo la luce e decoriamo questa stanza. Eh? Che ne dite? La facciamo diventare tutta colorata con le lucine. Esatto, esatto. Ok, mettiamo un paio di stelline colorate. Jenny, aiutami, ti prego, ricopri questa casa di cose carine. Sì, sto mettendo un po' di... spostati. Facciamo comunque, questo Lucy, tu che dormi là sopra, non è che per caso è perché hai paura di stare giù? Secondo me tua figlia non è così tanto coraggiosa. No, la mia figlia è coraggiosa. No, è perché quello sotto puzza di pipì. Mamma mia, non è vero. Non si è fatta la pipì addosso, poverino. Al massimo ha pure il pannolino. No, non è vero, sto scherzando. Ok, abbiamo questo. Mettiamo un paio di fiorellini. Ai fantasmi piacciono i fiorellini, giusto? Evviva! Le candeline. E siamo Ma pronti. Ma direi che ci siamo. Per... stasera. È arrivata sera, hai messo a letto i bambini? Dobbiamo metterci il pigiama? No, ma che pigiama? Che dai, dobbiamo stare professionali e vedere se qualcuno viene a disturbare, giusto? Okay, okay. La stanza è super colorata, di certo un fantasma non viene qui a rompere le scatole. Ma se succederà qualcosa lo scopriremo subito. Bene, allora, che so, spegniamo la luce anche noi e vediamo se succede qualcosa. Dove posso spegnerla la luce? Qua, ok, ottimo. Ottimo, ma scusa, se Jenny, tu sei sicura? L'hai messo tu questo? Che cosa? Ci vediamo al cimitero. No. No, come ero no? Qua con te, come posso averlo messo io? Non posso nemmeno modificarlo. Jenny, ce l'hai messo tu? Forse l'ha messo Lucy. Eravamo qua, come facciamo a mettere Lucy? Una cosa fuori dalla porta? Perché hai messo questa? Jenny, dove sono i nostri figli? Ma mi lascia stare mia figlia. Dove? Saranno fuori, ragazzi. Timmy? Lucy? Timmy? Che dove sono finiti i nostri figli? Che dobbiamo fare? Sono andati fuori, c'è una porta qua che comunica con la porta d'ingresso. Ho capito. E quindi dove sono andati? Al cimitero? Non lo so, magari ci stanno facendo loro questo grande scherzo. Ma che scherzo è? Dai, Franci, sbrigati, i nostri figli potrebbero essere in pericolo. Andiamo vicino subito al cimitero. Veloce, non perdiamo tempo. Oh mio Dio, oh mio Dio. Si è fatto buio, si è fatto super buio. Oh mia Ro, aspetta, non vedo niente, voglio anch'io una torcia. Dimmi. Lucy, oh mio Dio. Jenny, cosa c'è là davanti? Oddio, Gesù. Oddio. Un manichino, una oddio. Persona. Salve. Oddio, che brutto salve. Che è. Ma che è? Oh, 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 oh. Vai via. Ah, oddio, Jenny. Jenny, corri, corri. Sto correndo, sto correndo, sto correndo. Aspetta, ma Timmy e Lucy. Jenny, non può seguirci tutti e due. Ro, mi faccio seguire io, tu vai al cimitero. È scomparso. Oddio. Perché? Mamma mia. Lucy, Timmy, dove siete? Timmy, Lucy, rip. No, no. Ragazzi, ma siete qua sotto. Che ci fate qua sotto? Mamma, i fantasmi.
Che fantasmi? Jenny, sei d'accordo che sia qualcuno che sta facendo uno scherzo, vero? Sì, 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 ma che cosa è successo? Ragazzi, ma voi non ve ne siete accorti? Ce l'ho presi! Ma che fantasmi, è un player! Ci ha buggati! Ecco, lo sapevo che era qualcuno che è entrato nel server. Jenny... E ci ha portato qua! Non so cosa sta facendo questo tizio, ma dobbiamo trovarlo. Dobbiamo bannarlo. Non può continuare a far spaura i nostri figli e a rovinarci le roleplay nel nostro server privato. Dobbiamo buttarlo fuori.